siamo pronti? Sì, siamo pronti al taglio del nastro dell'edizione, alla 14ª edizione Energy Man 2023. 3, 2, 1, taglio, grazie. È stata inaugurata questa mattina dal sindaco del comune della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, la 14ª edizione di Energy Med, la mostra convegno sulla transizione energetica e l'economia circolare, un appuntamento che si innesta in un momento in cui è forte il problema della crisi energetica con pesanti conseguenze su famiglie e imprese. La manifestazione si sviluppa su 8.000 metri quadrati con più di 100 imprese che portano tutta una serie di novità, innovazioni e tecnologie per produrre energia in modo pulito attraverso il sole, il vento, l'idrogeno, e per consumare meno e meglio e rinunciare e liberarsi gradualmente dell'utilizzo dei combustibili fossili, che tanti problemi ci stanno creando in termini di instabilità geopolitica, di caro bolletta, che è uno dei temi principali di questa manifestazione. Dovremo sempre più elettrificare fornelli, da quelli a gas ad induzione, da caldaie a gas a pompe di calore elettrico, da auto convenzionali a auto elettriche. L'innovazione rappresenta la chiave migliore per poter dare una risposta alla crisi energetica, ma anche alla transizione ecologica. Solamente con un forte impegno tecnologico noi saremo in grado di trovare delle soluzioni che ci garantiranno maggiori risparmi energetici, e quindi questo significa anche minore dipendenza dall'Italia, dai paesi stranieri, ma anche un minore impatto dal punto di vista energetico su quella che è la situazione ambientale. La città metropolitana è alla mostra con un proprio spazio espositivo nel quale presenta i suoi servizi di settore, che vanno dalla verifica degli impianti termici alla gestione delle acque. L'ente di Piazza Matteotti ha investito con determinazione nel recupero ambientale, nell'efficienza energetica e nell'utilizzo delle fonti rinnovabili, impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici, compostiere, case dell'acqua. La polizia metropolitana è impegnata quotidianamente nella terra dei fuochi, un attento utilizzo complessivo delle risorse ambientali. Il sindaco ha anche dato conto dei passi compiuti dalla sua amministrazione nella direzione dell'efficientamento energetico, che vanno dalla promozione delle comunità energetiche nell'ottica anche di una redistribuzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, ai lavori per l'ammodernamento della rete delle cabine elettriche eseguiti con Terna ed Enel, all'installazione delle colonnine elettriche per il rifornimento delle automobili all'arrivo previsto per fine anno, degli autobus elettrici che consentiranno alla città di avere un trasporto pubblico su gomma green e di poter diventare sostenibile a 360 gradi. Manfredi ha preso poi parte a un convegno sull'utilizzo in chiave ambientale dei fondi del PNRR, che ha evidenziato alcune criticità. C'è un problema con le amministrazioni di capacità e di competenze specialistiche e di capacità amministrative di cui si devono dotare. C'è la sfida del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, PNRR, 191 miliardi a cui si aggiungono altri 30 miliardi del PNC, Piano Nazionale Complementare, che sono in corso, ma che stanno trovando diverse difficoltà ad essere utilizzati bene e velocemente. L'incontro ha costituito dunque lo spunto per rispondere alle parole dei sindaci di Milano e Roma, Sala e Gualtieri, che avevano proposto di affidare loro i fondi eventualmente non utilizzati da altre amministrazioni per mancanza di capacità di spesa. Io mi auguro che tutti siano in grado di spenderli. Se ci sono dei fondi residui, noi abbiamo tanti progetti che non sono stati finanziati, abbiamo i progetti sul ciclo idrico, sul ciclo dei rifiuti, altri progetti infrastrutturali, progetti di restauro, i progetti, gli interventi sui parchi storici, che sono tutti progetti approvati e non finanziati perché non c'era copertura finanziaria. Se ci sono risorse in più, anche noi ci candidiamo, dicevo. Noi siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma di tutte quelle grandi progetti che ci sono stati finanziati. Proprio ieri abbiamo approvato nei tempi giusti anche il piano economico finanziario per l'albergo dei poveri, quindi noi stiamo seguendo perfettamente il cronoprogramma.